Nonostante ci fosse una sola lista, le elezioni del nuovo consiglio direttivo dell'ente carnevalesca che organizzerà il Carnevale di Fano per il triennio 2019-2022 sono state decisamente partecipate. Dall'urna sono usciti 214 voti validi, 4 schede nulle e 3 schede bianche. La commissione ha impiegato poi 40 minuti per eseguire lo spoglio. Devo dire che è stata una giornata interessante, c'è stata una buona affluenza nonostante ci fosse un'unica lista, ma questo sono contenta soprattutto perché è stato un momento di scambio con i soci, di scambio di idee, di scambio di opinioni, quindi è stata comunque una bella giornata, c'è stata un'ottima affluenza e quindi sono soddisfatta ovviamente, logicamente il risultato era scontato. Quindi insomma la riconferma del nuovo consiglio è effettiva. Adesso faremo subito un primo consiglio dove verrà nominato vicepresidente, tesoriere e tutte le varie cariche previste dallo statuto e inizieremo subito a lavorare. Ecco, questo è un secondo mandato, diciamo, quindi insomma adesso memori di tutto il passato, avete di fronte un periodo sicuramente dove la programmazione sarà un fattore importante. Sì, sicuramente alla luce dell'esperienza che ci siamo fatti in questi 3 anni sarà sicuramente tutto più sereno, ecco, ma con tanto lavoro, questo è logico. Sapete che ormai l'ente carnevalesca è un ente sano da tutti i punti di vista, quindi da adesso in poi possiamo solo spiccare il volo. Il cambio anche di forma di statuto ha segnato un passo importante nella storia dell'ente. Beh, assolutamente sì, uno statuto più aggiornato perlomeno alle esigenze moderne, quindi è molto più snello e ci permette all'associazione di lavorare senza troppi momenti farraginosi che impedivano e che allungavano i tempi di operatività del Consiglio. Il nuovo direttivo dell'ente sarà composto da Maria Flora Giammarioli, Daniele Carboni, Nicola Anselmi, Luca Caldarelli, Maurizio Misuriello, Massimiliano Negro, Stefano Ciavaglia, Raffaella Manna, Romina Paoloni, Stefano Pascucci, Cristina Fenocchi, Giovanni Principi e Daniele Filipponi. All'appello mancano gli ultimi 2 nomi che andranno a completare il consiglio direttivo e che, secondo le nuove norme stabilite dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il MIBAC, dovranno essere nominati dal Comune di Fano.